Ho scoperto un sistema all in one made in Italy studiato da un installatore per semplificare la vita degli installatori. Curiosi? Me ne parlo nel video di oggi. Ciao a tutti, bentornati su andreapiccinelli.net e benvenuti a una nuova recensione. Oggi vi parlo del sistema Energy Storage Hybrid di Green Energy Italia, un sistema veramente all in one che si propone di semplificare al massimo la vita dell'installatore, diventando quasi più un servizio che un prodotto. Ma andiamo con ordine. Green Energy Italia è un'azienda naturalmente italiana con sede a Sagrado in provincia di Gorizia. L'azienda è stata fondata nel 2018 da Renato Azzalini, ex installatore di fotovoltaico, con l'obiettivo di produrre sistemi capaci di minimizzare tutti gli intoppi e le problematiche classiche che i suoi colleghi installatori affrontano tutti i giorni con assistenza, software e prestazioni. Una specie di inverter antistress per l'installatore, insomma. Sintetizzando anni di esperienza grazie alla collaborazione con Aton, nasce il sistema Energy Storage Hybrid. Due premesse prima di addentrarci nella recensione. 1. Dato che di base, anche senza le batterie, l'all-in-one pesa circa 70 kg, era un po' difficile la logistica per averlo qui in studio, quindi questa sarà una recensione in smart. Ma non preoccupatevi, perché naturalmente avremo comunque modo di vedere bene la macchina. Seconda nota, di questo inverter ci sono varie versioni in monofase da 3, 4, 5, 6 kW e trifase da 5, 8 e 10 kW. Io per questo video vi parlerò della versione monofase da 6 kW perché è probabilmente la taglia più interessante, poi capirete anche perché. Fine della premessa. Allora, come al solito, partiamo dall'hardware. Come è fatto questo sistema? Il design è oggettivamente molto semplice e minimale, dato che il sistema nella sua configurazione base è una torre bianca composta da tre moduli. Mi raccontava Davide Sanna, il mio contatto insomma di Green Energy, che inizialmente la torre era un vero monoblocco, ma dato che la configurazione inverter più 4 batterie supera i 200 kg, per rendere più agevole il trasporto hanno modificato il case in modo da poter trasportare separatamente sia i due comparti batterie che quello principale. I primi due moduli alla base sono i blocchi batterie, completamente lisci, che possono contenere due batterie per blocco, mentre il quadratone in cima è il modulo principale che contiene inverter, protezioni, accessori e tutti i vari controlli. Esternamente il modulo principale è una parte frontale con il logo naturalmente, ma sopra c'è il display contornato da spie e tasti fisici di navigazione. Questo direi che è il primo punto installer friendly e lo considero anche io un punto a favore, lo sapete, perché ho sempre trovato scomodi gli inverter senza display. Tutte le funzioni dell'energy storage sono consultabili dal display della macchina. Niente accesso solo da app, toc toc o altri modi strani di interagire con l'inverter. Infine, sul lato del modulo principale troviamo quello che chiamerei il pannello delle connessioni. In pratica, a vista, ci sono tre file di componenti dove troviamo le protezioni DC del fotovoltaico con sezionatori e scaricatori, le protezioni della linea batterie, poi passiamo all'alternata con due interruttori che consentono il collegamento al quadro generale e anche al contatore di produzione, la protezione dell'inverter con il suo scaricatore e, opzionale, un'uscita EPS che è praticamente la linea di backup in caso di mancanza rete. In fondo poi c'è il meter e, se ho capito bene, altre due protezioni opzionali che sono l'ingresso per un sistema mini eolico e l'uscita per un caricatore per veicoli elettrici. Tutti questi componenti sono già cablati e quelli che vanno collegati all'esterno fanno capo ad una morsettiera unica dove, con una decina di collegamenti, avete messo in funzione il vostro impianto. Ecco perché vi dicevo che è un vero all-in-one. Comprando l'Energy Storage Hybrid comprate tutto l'impianto fotovoltaico, che non sono pannelli. Niente quadri di stringa o quadri inverter di alternata, vi basta il minimo di canaline e cavi per poter portare le stringhe giù dal tetto
e in AC per collegare il quadro generale al modulo principale. Il resto è tutto condensato all'interno di questa torre bianca. A proposito di condensato, altra peculiarità di Green Energy Italia è che i loro inverter possono utilizzare un tipo di batterie diverso da quelle al litio. Un super condensatore al grafene chiamato Energy Storage Capacitor, che sfrutta appunto la tecnologia dei super condensatori per avere alta velocità di carica e scarica, una profondità di scarica del 100% senza alcuna ripercussione sulla salute della batteria, 20.000 cicli per una durata stimata della batteria di circa 25 anni, meno rischi legati alla temperatura, che è il vero cruccio delle batterie al litio, lo sappiamo, quindi nessun pericolo di incendio e scoppio per surriscaldamento, e in più fino al 95% dei suoi componenti sono riciclabili. Approfondiremo questo tipo di batterie in un secondo momento in una nuova playlist che sto preparando dedicata appunto alle nuove tecnologie del fotovoltaico. Per ora andiamo avanti con il nostro all-in-one, chiusa parentesi. E comunque nel dubbio l'energy storage è equipaggiabile anche con le batterie al litio classiche. Ok, grazie alle scelte costruttive e alle sue dotazioni, a livello fisico abbiamo risolto gran parte delle problematiche dell'installatore, a parte lo spostamento, vabbè, e suggerimento, il prossimo passo saranno i moduli autotrasportanti. Sollevamento pesi a parte però, dato che statisticamente metà delle imprecazioni giornaliere di un installatore vengono tirate in fase di attivazione dell'inverter, Green Energy Italia non poteva non intervenire in questo campo. Come? Con l'assistenza da remoto. Su ogni macchina che esce dalla fabbrica c'è una scheda SIM prepagata per 10 anni e già configurata, in modo da essere subito online appena l'inverter viene alimentato. In questo modo, appena viene acceso, l'assistenza può monitorarlo e gestire tutte le impostazioni. In pratica, l'installatore collega la macchina, dà tensione e chiama l'assistenza Green Energy Italia, che da remoto è in grado di controllare il collegamento che abbia fatto bene, configurare i parametri di funzionamento e fare anche l'autotest dell'inverter, un'altra di quelle cose che gli installatori sono sempre felici di sbolognare. Stessa cosa per i malfunzionamenti. In caso di problemi, l'assistenza remota è in grado di identificare il problema e spesso anche di risolverlo a livello software. Comodo, eh? È un altro concetto di inverter rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Per questo all'inizio del video vi dicevo che Energy Storage Hybrid è quasi più un servizio all'installatore che un sistema all-in-one, diciamo un 50-50. Parliamo di dati tecnici, andiamo a prendere la scheda tecnica e guardiamo naturalmente, come vi dicevo, il modello da 6 kW monofase. Tutti i modelli sono a 2 MPPT, massima potenza in ingresso 9 kW, un 50% che sta diventando la norma per tutti gli inverter, con 5000 W massimi per ogni MPPT. Tensione massima d'ingresso 600 V, non altissima, ma il trend di mercato dei pannelli ultimamente punta su tensioni sempre intorno ai 30 V, aumentando le correnti, e infatti la corrente massima d'ingresso è di 15 A per ogni MPPT. I parametri di uscita sono naturalmente quelli classici di un inverter da 6 kW e l'efficienza di conversione massima è del 97,5%. Ecco, forse l'unica tirata d'orecchi da fare a Green Energy Italia è il fatto di non aver messo il rendimento europeo nella scheda tecnica. Comunque, l'efficienza massima è in linea con inverter di fascia alta. Poi andiamo avanti, vedete un sacco di protezioni, IP20, quindi attenzione, una macchina assolutamente indoor, non potete metterla in esterno. Andiamo alla sezione batterie, che sono tutte low voltage da 48 volt e possono essere o al litio da 4,8 kWh fino ad un massimo di 72 kWh gestiti, oppure batterie a supercondensatori di cui vi ho parlato prima, che a quanto pare a parità di dimensioni hanno una capacità un po' più bassa, 3 kWh ciascuna, per un massimo gestibile di 45 kWh. Chiudiamo infine con la garanzia di 10 anni su tutto il sistema, comprensiva di monitoraggio e scheda SIM. Alla fine dei 10 anni ovviamente il monitoraggio è rinnovabile, è solo una questione di riattivare la SIM o di mantenere attiva la SIM. Ah, importante, è un sistema pensato principalmente per il domestico, quindi naturalmente è certificato CE021 ma non CE016 nel caso qualcuno venisse in mente di montarlo su una fornitura MT. Ok, chiudo la scheda tecnica e andiamo a vedere la parte di monitoraggio. Anche questo aspetto è sviluppato in collaborazione con il produttore
traduttore di Spilamberto con Aton e si traduce in un'interfaccia molto intuitiva che ci mostra lo stato di rete, casa, fotovoltaico e caricatore dell'auto elettrica. Quindi abbiamo il classico grafico dei flussi che ci mostra i movimenti di energia quasi in tempo reale, dato insomma il refresh rate di 10 secondi. Il monitor energia che ci dà la stessa informazione ma in numeri, con anche il quadro delle previsioni meteo. Ma la parte che secondo me è molto interessante è quella sotto, con tre grafici che ci mostrano la gestione dell'energia giornaliera, mensile o annuale. In particolare l'orologio energia è un grafico che io personalmente non avevo mai visto, ma lo trovo una genialata, perché ti mostra ora per ora quando hai prodotto di più, quando hai consumato, quando hai autoconsumato. Insomma, è un ottimo strumento per verificare se le tue abitudini danno buoni risultati o meno, e lo si può verificare sia sulla giornata secca sia come andamento medio mensile o annuale, giusto per avere una statistica delle proprie capacità di autoconsumo. Poi nelle schede dopo abbiamo separati il report di produzione e il report dei consumi, dove possiamo anche andare a vedere gli andamenti storici. Devo dire, un monitoraggio efficace senza troppe complicazioni per l'utente finale. Ovviamente questa è l'interfaccia clienti, l'assistenza tecnica ha un'infinità di controlli in più, l'installatore ha solo quelli utili, ha un livello minore di dettaglio ed il cliente finale ha praticamente solo la possibilità di visualizzazione. Se volete potete accedere anche voi a questa demo direttamente sul sito www.energy-storage.it. Chiudo l'analisi ovviamente con il prezzo. Il modello base da 6 kW monofase con la torre piena, quindi con 19,2 kWh di batteria al litio, esce con un prezzo all'installatore di circa 8.700 euro, un prezzo all'installatore, quindi va aggiunta l'IVA e tutto. Insomma, ovviamente non è un prezzo che potete andare a paragonare con un inverter normale da 6 kW, perché questo non è solo un inverter ma un sistema all in one. Per fare un confronto quasi equo con una soluzione classica, dovreste mettere sull'altro piatto della bilancia il costo dell'inverter normale più le batterie, i quadri, tubi, canali eccetera aggiuntivi, i cavi della zona inverter, il tempo e la manodopera per montare tutto e il tempo e le ingiurie per programmare tutto. Tutte cose che il sistema Energy Storage Hybrid vi fa risparmiare. In conclusione direi che non è un prodotto da prezzo stracciato, naturalmente, perché la qualità, la comodità e l'assistenza si pagano, però è un sistema che può essere molto utile in edifici dove gli spazi di installazione sono risicati, ma soprattutto, per come la vedo io, opinione personale, può essere la base per impostare proprio un nuovo stile installativo, un nuovo metodo di lavoro per l'installatore, basato su un sistema che è praticamente la versione per installatori di un impianto plug and play, che semplifica al massimo l'installazione, abbatte i tempi e con la corretta pianificazione può permettere, secondo me, se uno lo imposta come modello, di scalare il numero di installazioni. Quindi ragionateci sopra, come dice Bastianich. E poi a Made in Italy, che di questi tempi è una rarità. Allarme spoiler, questo video sarà l'inizio di una playlist dedicata ai produttori italiani ed europei, quindi restate sintonizzati. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Eccoci arrivati alla fine del video, intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile, ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video, sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti
iscritti, abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni, in descrizione trovate tutti i miei canali social ed i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.